Nel futuro. Infatti semina il tuo futuro, sì. E gestisci il denaro. E gestisci il tuo denaro, questo ma è lo slogan. Gestisci il denaro e semina il tuo futuro. In un momento economico come questo, dove ci sono i tassi delle banche europee e americane che salgono per bloccare un'inflazione, che ricordo è un fenomeno che noi degli anni Ottanta ci ricordiamo benissimo, però per le nuove generazioni l'inflazione negli ultimi 10 anni è un fenomeno che non c'è mai stato, anzi si parlava di deflazione, e tra l'altro dove siamo, specialmente in questi ultimi giorni, in quest'ultima settimana, con degli istituti bancari, prima americani, poi svizzeri, che hanno creato comunque degli scossoni, quindi è anche un momento un po' complicato perché c'è sempre la paura poi magari per fare determinati investimenti. Allora, diciamo che rispetto al passato la parola volatilità fa parte della nostra quotidianità, cioè dobbiamo abituarci a questa incertezza del nostro contesto di vita. Eravamo abituati anche bene, eravamo figli dei BTP e quindi diciamo noi tecnicamente, quando ricordiamo i tempi del BTP che pagava le cedole del 13-14%, dicevamo che eravamo abituati ai pasti gratis. Ecco, oggi abbiamo imparato che non esistono più queste situazioni. In realtà la conoscenza finanziaria ci dice che non sono mai esistite neanche allora, perché non veniva percepito quello che era il rischio. L'anno scorso soprattutto abbiamo visto che c'è stato un momento molto critico, soprattutto per gli strumenti bond, quindi titoli di Stato piuttosto che obbligazioni, proprio per effetto delle politiche di innalzamento dei tassi, e questo ha procurato molta volatilità in quel tipo di investimento. Ecco, questo è importante imparare, che anche negli strumenti, quelli che tecnicamente vengono definiti più prudenti, un rischio c'è e bisogna essere consapevoli. Ecco, l'educazione finanziaria e la consapevolezza fa sì che non lo sappiamo. Questo, bisogna essere consapevoli, bisogna imparare, bisogna leggere tutto quando si fa, e come dici giustamente, quando si fanno comunque degli investimenti, piccolo o grande in base all'investimento che si fa, però logicamente se si fa un investimento dove il rischio è molto elevato, poi non ci si può lamentare se si perde tutto quanto. Certamente. Perché il guadagno è direttamente proporzionale a quello che è, molto spesso a quello che diciamo, è che il rischio. Noi a volte non siamo consapevoli neanche delle decisioni che assumiamo del rischio correlato. Esatto. Quando noi ci indebitiamo per comprarci la macchina o per acquistare casa, implicitamente ci assumiamo un rischio, ma psicologicamente non lo percepiamo così pesantemente. E questo è importante, sia nell'ambito dell'indebitamento che dell'investimento. Ricordiamo fino al 26 marzo la Global Money Week. Grazie per essere stati con noi. Grazie a voi. Maurizio Poli e Giorgio Biondello. Grazie mille. Grazie dell'ospitalità.